Buongiorno, mi fa piacere essere presente alla 16ª edizione della Due Giorni del Campus di Orientamento presso la Santa Caterina da Siena di zona 3. Il Consiglio di zona 3 da sempre patrocina questa iniziativa. Allora, Loriani Mazzini è un istituto professionale, offre ai ragazzi due indirizzi, uno commerciale che prepara gli studenti con competenze nell'ambito amministrativo delle aziende e un altro indirizzo sociale che apre ad opportunità di lavoro nel mondo del sociale con bambini all'asilo nido, disabili e anziani. Punto di forza della nostra scuola è l'alternanza scuola-lavoro. Sono venuta oggi al campus per vederlo, mia figlia l'ha già visto ieri con la scuola. Trovo l'iniziativa molto interessante, anche la risposta che ho avuto da mia figlia è stata molto positiva perché ho potuto toccare con mano quello che effettivamente si fa nelle scuole, parlando con i ragazzi, parlando delle loro esperienze che sono di fatto molto diverse anche nell'ambito dei vari istituti dello stesso tipo. Quindi entra un po' proprio nel merito e si vive un po' la realtà e questo permette senz'altro di fare una scelta più consapevole. Oggi sto facendo anche io la stessa esperienza, ma mia figlia ieri è arrivata entusiasta raccontandomi proprio delle diversità e di ciò che più l'ha colpita, parlando con gli studenti. Marignoni Polo è un istituto professionale che offre la possibilità di seguire due diversi percorsi, quello statale che dura 5 anni e quello regionale che dura 3 anni e consente di prendere la qualifica al termine del terzo anno. Chi si iscrive invece al corso statale studia per 5 anni e al termine del quinto anno consegue il diploma e diventa tecnico dei servizi commerciali e turistici. Può eventualmente cercare lavoro oppure anche accedere a qualsiasi facoltà universitaria. Questo progetto si inserisce in altre iniziative del Consiglio di zona, fra le quali le conferenze che il professor Dell'Oro, responsabile dell'orientamento del Comune di Milano, ha tenuto presso l'auditorium di via Valvassori Peroni, alla quale hanno partecipato tantissimi genitori e studenti e hanno avuto delle informazioni molto preziose. Scuola Pasolini, abbiamo due indirizzi, uno è il liceo linguistico e uno è l'istituto tecnico per il turismo. Entrambi hanno una forte componente proprio nelle lingue straniere. È un liceo, quindi ci sono le materie tipiche del liceo, mentre invece il tecnico turistico ha un taglio più orientato all'economia e all'operatività. Buongiorno a tutti, siamo all'indirizzo Pierpaolo Pasolini, a scuola Pierpaolo Pasolini, indirizzo linguistico e turistico. Affrontiamo lo studio di 3 lingue straniere e siamo una delle poche scuole che fa anche molti stage linguistici anche all'estero e in America. Il progetto si realizza grazie alla partecipazione di tutti i docenti delle scuole medie che partecipano e accompagnano i loro studenti presso la Santa Caterina da Siena, alla preside dottoressa Racchetti e di tutte le componenti della scuola che organizzano l'evento che è particolarmente impegnativo. Il mio nome è Federico, lei Camilla, siamo un istituto professionale di moda, ci chiamiamo ACOF. E la nostra scuola dura 3 anni e si occupa di realizzare gli abiti partendo da una base di carta modello arrivando proprio all'abito effettivo. Dalla seconda la nostra scuola si occupa anche di realizzare stage, quindi verremo selezionati e mandati in showroom, negozi, alla prova delle nostre abilità. L'obiettivo di accrescere, di potenziare questo progetto, soprattutto per la difficoltà della scelta della scuola superiore, anche in seguito alle riforme che si sono succedute nel tempo. Infatti la difficoltà è quella di riuscire
a orientarsi proprio nella selva dei diversi ordinamenti che si sono aperti e che si sono creati con la riforma. Questo è l'Istituto Natta di Milano, che si trova a Cimiano, in cui sono presenti tre indirizzi: liceo scientifico, liceo linguistico e tecnico in biotecnologie sanitarie. Il liceo linguistico offre una preparazione davvero completa, ma ha una preparazione teorica a fianco anche dei laboratori. Noi siamo delle biotecnologie sanitarie. Nel nostro istituto sono presenti parecchie ore di laboratorio, tra cui le ore di anatomia, igiene, chimica organica e chimica analitica. E poi in più il nostro istituto permette di avere molti laboratori dove ti danno una base maggiore, perché tu riesci a confrontare la teoria con la pratica. Venite agli Open Day il 15 dicembre e il 19 gennaio per visitare. Per me queste giornate sono molto importanti per il genitore, anche per gli alunni, per orientarsi per la scelta del loro futuro. Perché la scuola superiore è un primo passo che si apre sulla porta dei futuri studi, anche proprio il futuro del lavoro e della vita. Questo è il Vespucci, è l'istituto professionale per i servizi dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera, una scuola che è storica di Milano, che offre un percorso di 5 anni statale, un biennio comune dove i ragazzi hanno l'opportunità di sperimentare tutte e tre le specialità, dall'enogastronomia alla sala vendita, all'accoglienza turistica, e poi nel triennio superiore dove possono scegliere una specializzazione. Dal terzo di Milano. Nel nostro istituto è presente sia l'istruzione liceale con il liceo scientifico opzione scienze applicate, sia l'istruzione tecnica con trasporti e logistica, meccanica ed elettronica. Io sono al quarto anno del liceo scientifico opzioni scienze applicate. Questo liceo non comprende il latino, a differenza dei tradizionali. Al posto del latino abbiamo ore di informatica e un uso molto proficuo dei laboratori. Salve, sono un alunno del James Clerk Maxwell, faccio l'aeronautico. È una scuola che ci insegna anche molta pratica, perché abbiamo un sacco di laboratori e che ci insegnano praticamente a fare il mestiere del pilota. Abbiamo laboratori sul traffico aereo, sulla navigazione aerea e vari simulatori che ci insegnano a praticare il nostro futuro mestiere. Il centro di formazione professionale Galb ha corsi che inizialmente sono triennali, poi c'è la possibilità eventualmente di frequentare il quarto e il quinto anno. In terza si ha una qualifica professionale, un esame, in quarta si diventa diploma tecnico e in quinta diploma superiore. I settori che sono all'interno del centro di formazione professionale Galb sono questi: sono informatica ed elettronica, i percorsi di elettricità, i percorsi dei lavori d'ufficio legati alla contabilità e alla segreteria, i percorsi di costruzione edile, quindi progettazione e realizzazione edile, i percorsi di oreficeria, quindi la progettazione e realizzazione, come si può vedere, di alcuni gioielli, e tutto il settore ristorativo, quindi la cucina, la sala e il panettiere, panificatore, pasticcere. Tutti i percorsi garantiscono uno stage il secondo, il terzo e il quarto anno, quindi i ragazzi hanno la possibilità per un mese e mezzo, in quarta quasi due mesi, di andare all'interno di un'azienda e quindi di sperimentarsi realmente all'interno di una struttura. Mi sembra un'iniziativa molto utile, perché si riesce ad avere una panoramica di diverse scuole nel giro di una mattinata. È molto utile anche per i ragazzi, perché hanno una giornata in cui possono venire a parlare direttamente con i ragazzi che frequentano gli istituti, i professori che ci insegnano. Per noi, Volta di Milano, nostro è un liceo scientifico con un percorso abbastanza tradizionale, anche se sono anni che portiamo avanti un bel approfondimento di bilinguismo
I nostri studenti spesso proseguono il loro percorso di studi all'estero e quindi questo è un punto di forza, a fianco di altre materie importanti e caratteristiche dell'indirizzo, che sono matematica, fisica, scienze, che vengono fatte con molto impegno e serietà dai colleghi, anche grazie a un discreto apparato laboratoriale e soprattutto alla possibilità che, stando a Milano, gli studenti hanno di frequentare anche laboratori nelle università della città e di approfondire insieme ai docenti universitari alcuni percorsi specifici. Io insegno da tanti anni in questa scuola con entusiasmo e così anche molti dei miei colleghi, e credo che questo sia anche l'aspetto che i nostri studenti apprezzano di più. Allora, vi presentiamo la scuola professionale della Casa Salesiana di Via Tonale di Milano. Abbiamo l'operatore grafico, l'operatore elettrico e l'operatore meccanico. Sono scuole triennali che consentono poi la prosecuzione al quarto anno, il quinto anno, fino al conseguimento del diploma di maturità di Stato. Siamo centro di formazione professionale Paullo, organizziamo corsi DDF, post scuola media, nei settori dell'estetica, l'acconciatura e la moda. Corsi di 3 anni più 1, al terzo anno si ottiene la qualifica professionale, al quarto anno si ottiene... La scelta è difficile e si spera che tutte queste iniziative aiutino noi e i ragazzi a trovare la strada giusta ora. Il nostro istituto oggi prevede un biennio comune per tutti gli indirizzi e un'opzione di scelta al terzo anno. Una è manutenzione dei mezzi di trasporto e l'altra invece è apparati, impianti tecnici, servizi industriali e civili. Per quanto riguarda il primo indirizzo, i ragazzi già dal primo anno hanno a che fare con le officine e i laboratori, dove visioneranno i motori di auto, moto, dove potranno smontarli e rimontarli e dove impareranno a fare anche la manutenzione. Invece per quanto riguarda il secondo indirizzo, cioè apparati e impianti tecnici e industriali, i ragazzi sin da subito impareranno a sviluppare e a visionare come è composto un impianto dal più semplice al più complesso, fino anche a costruire con le loro mani dei piccoli apparati che poi verranno. Liceo artistico Caravaggio si struttura in due parti, i primi 2 anni che le classi saranno uguali per tutti e i lavori anche. E invece gli ultimi 3 anni si divideranno nei 5 indirizzi, figurativo, design, architettura, multimediale e grafico. Tutto Ettore Molinari. Allora, noi abbiamo l'istituto tecnico ad indirizzo chimico e biotecnologie ambientali, indirizzo informatico con articolazioni di informatica e telecomunicazioni ed infine liceo scientifico con opzione scienze applicate. Allora, noi andiamo particolarmente fieri di avere l'articolazione di biotecnologie ambientali, siamo l'unica scuola oltre al Feltrinelli ad averla a Milano e ultimamente abbiamo anche ottenuto l'articolazione di telecomunicazioni per quanto riguarda l'indirizzo di informatica. Quello che si vorrà creare anche attraverso il patrocinio del Consiglio di Zona 3 è la realizzazione di una scuola di sostegno, di orientamento, che dovrebbe iniziare nel mese di gennaio del 2013.